Oggi è venuto per la firma della carta di Budoia con l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Susa. Che cos'è la carta di Budoia? La carta di Budoia è una dichiarazione di principio che è stata sottoscritta inizialmente da un gruppo di comuni del Friuli intorno al comune di Budoia, da cui prende il nome, per invitare e mettere insieme tutte le amministrazioni comunali o i territori montani, al di là delle forme istituzionali con cui si esprimono, per aderire a una serie di dichiarazioni di principio e di impegno per il contrasto ai cambiamenti climatici, in modo particolare per migliorare l'adattamento, facendo e promuovendo delle opportune politiche locali di adattamento ai cambiamenti climatici. In questo modo si intende favorire l'azione dei sindaci perché questi documenti non solo vengano sottoscritti, ma vengano poi implementati con un coordinamento delle politiche a livello territoriale. Ecco, da questo punto di vista voi suggerite delle buone pratiche? E noi abbiamo sviluppato un progetto come fondazione che è stato finanziato dalla Convenzione delle Alpi e dal Ministero dell'Ambiente, che elabora una serie di linee guida e di metodi che possono, e anche di strumenti operativi che possono aiutare gli amministratori locali a realizzare delle politiche di adattamento al cambiamento climatico, a implementarle nel proprio territorio, a verificarne l'efficacia e a capire soprattutto dove vanno indirizzate e in quali settori particolarmente vulnerabili devono essere orientati. Qualche esempio? Ma per esempio uno degli obiettivi di questo progetto è fare in modo che le politiche già esistenti nei settori più vulnerabili come il turismo, come l'agricoltura, come i trasporti vengano in qualche modo ridefinite e coordinate tra di loro in previsione di impatti che sono ormai noti del cambiamento climatico nei prossimi decenni. Quindi si tratta di adattare politiche esistenti a impatti previsti in funzione di vulnerabilità obiettive che vengono registrate sul territorio.